Sento una musica antica, che cosa stiamo parlando? Questo è siciliano. Siciliano. Arcaico. Arcaico. E dove l'ha imparato il siciliano arcaico? Certo, la mia comunità, i genitori. I nostri genitori hanno fatto questo regalo a noi. Hanno preservato questa cultura perché tramite la nostalgia e il romanticismo hanno vissuto la loro vita qui, sempre a ricordare il passato. Ma questa storia non è nuova. E tu questo patrimonio culturale che hai ricevuto dai tuoi genitori l'ha inserito direttamente nella tua musica? Sì, perché è un modo di essere autentico. Compositore, arrangiatore, cantante, poeta, produttore musicale, vincitore di prestigiosi riconoscimenti, Dominic Mancuso ci consente un'intervista intima tra le mura domestiche, da cui emerge la sua enorme passione, professionalità, autenticità, che sono anche gli ingredienti che lo contraddistinguono come artista. Questa chitarra che è un omaggio alla mia mamma, Angelina, Angela Mazza, sposato Mancuso, e ho chiamato un amico, ci ho chiesto di mettere il mio DNA dentro questa chitarra e lui ha trovato un modo di mettere il mio sangue qui dentro. Questa storia is of a groove I had to choose, sitting around taking in the rhythm, yeah. Nato a Toronto, Mancuso è tra le voci più originali e riconoscibili della scena musicale canadese, sempre pronto a sperimentare ed evolvere con uno stile personalissimo che rende tutte le sue opere uniche. Negli anni il rapporto con l'Italia si è andato a rafforzare, tanto che recentemente ha deciso di avviare una collaborazione con un altro musicista italiano, Vittorio Mezza, con lui ha realizzato il progetto Dances in My Mind. Ho ricevuto una chiamata da un collega mio. Oh Dom, c'è questo ragazzo Vittorio Mezza in Toronto. Abbiamo inciso il suo disco, il Jazz Trio, Napoli Jazz Songs. Ma è un artista straordinario. Lo devi incontrare. E mi sono innamorato di lui. Dances in My Mind è un po' il risultato di uno scambio di idee tra due continenti. Tra due persone che da un lato sono molto lontane e distanti tra loro, ma dall'altro hanno dei tratti comuni e quindi le singole artisticità si sommano. Questo è il caso in cui uno più uno fa qualcosina in più di due. Ecco. Ci ho detto, Vittor, noi siamo due fratelli che tu hai immigrato a Roma, il mio papà ha fatto lo stesso a Nord America. La nostra madre è il regno delle due Sicilie e mi ha guardato con questa idea. Ma cosa parli di questo? Pensi tu. La mia chitarra che ha viaggiato tutta l'Italia con me è questa qui. Si vede c'è un po' di chilometri. Perché sono un po', come si dice, aggressivo con il ritmo. Perché la uso come percussione qualche volta, no? Quanti chilometri ha fatto? Parecchi. Non te lo posso dire, ma sicuramente ha fatto tutta l'Italia, dal nord al sud. Vieni la notte, vieni di lontano, vieni lo scuro sopra i nostri mani. Aspettiamolo sole. Questo premio si chiama il Juno, e il Juno è come il Grammy americano. In 2010 il mio disco Comfortably Mine era il primo disco nella storia canadese cantato intero in italiano a vari dialetti dell'Italia a vincere questo premio. Questo fa storia per gli italiani qui in Canada, mai è successo. Ma non sappiamo niente e non sappiamo che fare.
In 2013 ho realizzato il concerto in Piazza Matrice, paese dove erano nati tutti e due i genitori, il paese di Delia, in provincia Caltanissetta. Questo gruppo pieno di musicisti da varie parti del mondo. È una cosa particolare di sentire uno che è nato in Toronto, cresciuto lì, a cantare nel loro lingua arcaico. Questo era un momento molto, molto forte per me, emozionante. Case bene l'oscuro sopra i nostri mani, sta storia una compagna e fino a ca veni l'uscio cantamo, se cantamo caro cantamo, e perché no, mangiamo tanti che un po', eh? E beviamo, pensiamo a salute.